L'epidemia di coronavirus in Sardegna non accenna a rallentare. Anche ieri sono registrati 72 nuovi casi di coronavirus, 53 rilevati attraverso l'attività di screening e 19 da sospetto diagnostico. Il totale dei contagiati dall'inizio dell'epidemia sale a 3.239, numero che comprende le 1.433 persone guarite e le 141 decedute. I soggetti attualmente positivi sono 1.665. Preoccupa la crescita delle persone ricoverate in ospedale, che ieri sono salite a 96 più 5, cui si aggiungono 18 persone in terapia intensiva. Sono 1.551 i soggetti in isolamento domiciliare. La Sardegna sta scontando quanto avvenuto nei mesi estivi e il contagio ha raggiunto ormai i comuni che durante la fase acuta della pandemia erano rimasti Covid-free. Ci sono comuni come quelli di Orgoso e Leurune che contano a ieri rispettivamente 29 e 30 persone positive al virus, cui si aggiungono alcune decine di soggetti in quarantena. Anche Nuoro Città non sta rimanendo fuori da questa seconda ondata che ha investito la Sardegna. Nel fine settimana l'ASL ha accertato 4 nuovi casi di positività che portano il totale a 40. A darne notizia l'amministrazione comunale che ricorda come i pazienti siano seguiti nelle rispettive abitazioni dal personale delle USCA. Il Comune, dal canto suo, ha attivato tutte le procedure relative alla raccolta dei rifiuti a domicilio o a cura di E-Comune. L'ASL, inoltre, ha comunicato che 6 nuove persone non positive al Covid si trovano in isolamento domiciliare per essere venute a contatto con soggetti positivi o perché al rientro da zone a rischio. Il Comune di Nuoro rinnova la raccomandazione ai cittadini a osservare scrupolosamente le misure anti-Covid, utilizzare sempre la mascherina anche all'aperto quando non sia possibile mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro, igienizzare le mani, evitare di toccarsi il naso, bocca, occhi, evitare assembramenti.